via. Dal lunedì 20 partirà il servizio gratuito che trasporterà gli utenti all'ospedale senza dover pagare il parcheggio. È una risposta di emergenza per una situazione che ovviamente gravava soprattutto sulle persone in difficoltà economica, quindi lo consideriamo un servizio di carattere sociale, deliberato all'unanimità dalla conferenza dei sindaci dell'ULSS 4. È anche un intervento sperimentale, nel senso che se riuscirà ad essere chiusa in maniera positiva la trattativa tra Regione, ULSS 4 e Summano Sanità, con una risposta compatibile con le esigenze della popolazione, quindi con un parcheggio gratuito per l'ospedale, verrà ovviamente interrotto. Servirà forse anche per un'altra ragione: nel momento in cui abbiamo una trattativa in atto, se l'utenza utilizzerà il bus navetta, eserciterà ovviamente una certa pressione nei confronti di chi sta facendo la trattativa. Quindi chiediamo anche una sensibilità. Il servizio è veloce, in 5 minuti si va all'ospedale e si ritorna, e quindi siamo convinti che potrà rispondere in maniera sufficiente alle esigenze delle persone. Se nell'arco di un mese non si riuscirà a trovare una soluzione ai parcheggi gratuiti, sarà attivata una seconda linea che da Schio, della zona industriale di Schio, arriverà lo stesso all'ospedale per poter portare l'utenza gratuitamente ad un servizio che è essenziale, che è fondamentale, che è garantito dalla Costituzione come il diritto alla salute.